eseguito il design di tutti gli animali, che sono i 12 animali dello zodiaco, intorno alla grande conchiglia. Funzionava come un orologio, ogni 2 ore e gli animali sputavano l'acqua e a mezzogiorno la sputavano tutti insieme, perché il giorno cinese è diviso in 12. Durante la seconda guerra mondiale, nel XIX secolo, questi palazzi furono distrutti dalle truppe anglo-francesi durante la seconda guerra dell'oppio. Proprio come non c'è nessun bisogno di fare questa distruzione, questo saccheggio, ma fu proprio un simbolo dell'imperialismo europeo contro la dinastia regnante. E poi vediamo quella conchiglia che si vedeva in mezzo alla stampa di prima, come oggi. E oggi è un parco quasi dei divertimenti in cui i cinesi si fanno le foto, insomma, fra queste rovine. E di nuovo il design, la conchiglia di Castiglione. Quindi, di nuovo, anche se vedere delle rovine non fa venire in mente nessun progresso, però queste immagini, questa trasformazione dell'opera di Castiglione è viva. E qua vediamo in questa riproduzione fotografica, 3 delle teste di bronzo degli animali della fontana. Non tutte le teste sono state ritrovate, perché i soldati franco-inglesi le hanno strappate dai corpi, che sono di pietra, e sono praticamente disperse. Negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, stanno ricomparendo. Un paio di teste hanno nella collezione di Yves Saint Laurent. E il governo cinese ne ha fatto un caso di nazionalismo, proprio di recupero della propria identità nazionale. Quindi ogni volta che queste teste vengono messe all'asta, le reclamano, cioè le vogliono indietro senza dover pagare nessuna cifra, ma poi comunque le comprano. Ed è molto interessante, perché Castiglione è uno straniero, ha dipinto per una dinastia straniera, però l'arte cinese deve comprendere, deve mediare. Allora il bisogno di mediazione che avevano gli imperatori cinesi, di mettere insieme degli elementi alieni, comunque parte della tradizione cinese, che dovevano essere assorbiti, continua ancora oggi, perché non c'è nessun motivo per cui queste teste disegnate da un europeo, commissionate da una dinastia non cinese, diventino il simbolo di cultura nazionale della Cina di oggi, ma invece lo sono, perché sono veramente cinesi, perché sono appunto frutto di un processo di assorbimento. E questa è l'interpretazione, ed è l'ultima diapositiva, è la reinterpretazione delle teste dello Yamimani, che qua vediamo quasi lo sradicamento, appunto, perché si vedono questi piedistalli molto alti, che sono state fatte da un artista contemporaneo che è abbastanza famoso, Ai Weiwei si chiama, e ha presentato questa reinterpretazione delle teste di Castiglione l'anno scorso, per la prima volta, alla Biennale di San Paolo. E quindi e anche qua si vede appunto come questa parabola di Castiglione è partito da Milano, da una bottega, ed è finito a San Paolo, alla Biennale, ma non perché Castiglione ha voluto questo, perché la tradizione artistica cinese si alimenta della diversità e di quest'idea modulare, rizomatica, in cui un nucleo di tradizione viene sempre arricchito anche con elementi che non fanno assolutamente parte della tradizione. Grazie.
interesse dell'imperatore è quello di mediare e di essere il mediatore e anche la persona che raffigura, che dà l'ordine di raffigurare tutto ciò che non è cinese. E quindi è un processo. Io forse ho sbagliato, ma non ho mostrato anche dipinti che l'imperatore ha ordinato. L'imperatore cinese ha ordinato anche nel 600 e nel 700 soprattutto di tante altre etnie e culture non cinesi. Era uno dei loro compiti per essere imperatore. E comunque questo è un dibattito aperto. C'è chi sostiene ancora che invece sono stati alcuni dei gesuiti a dare il via alla curiosità degli imperatori cinesi. Ma è uno strano tipo di reciprocità, perché erano veramente pochi gesuiti a corte, in certi decenni si contavano sulle dita di una mano, e dall'altra parte c'era una cultura millenaria e una capacità interpretativa, di traduzione culturale, e erano dei grandi, commissionavano di tutto gli imperatori cinesi. Quindi mi sembra strano che pochi gesuiti abbiano fatto scattare un tipo di curiosità di questo tipo. Diversi minerali pestati in montagna, come succedeva in Europa, e legati anche con colle, però non sono come quello dell'olio. Sono molto più liquidi, assomigliano di più alle nostre tempere. E questo è anche perché i dipinti che venivano commissionati dagli imperatori sono quasi tutti di seta. E è un materiale che non riuscirebbe a sopportare un pigmento a olio, tutta la lavorazione che si deve fare, insomma, quando si prepara. Di solito si leggevano, soprattutto nei refettori, quando mangiavano leggevano le lettere di altri gesuiti che erano stati in Cina, e questa tradizione delle lettere nasce soprattutto alla fine del 500. Quindi leggevano lettere pubblicate quando Castiglione è arrivato a Genova, c'erano già quasi 50 anni di lettere, quasi un secolo di lettere dei gesuiti dalla Cina, e naturalmente sceglievano e le editavano in modo, cioè sceglievano solo le più edificanti, non sceglievano delle lettere con delle esperienze. In più c'è la storiografia gesuitica, come Daniele Bartoli, che ha scritto il libro sulla Cina, Tanasio Schiro, che ho mostrato all'inizio. Però avevo un viaggio lunghissimo, durava dai 6 mesi quando era veloce, a anni se qualcosa andava male. Quindi era anche per quello che i gesuiti cercavano un giovane, perché dava più garanzie di resistenza durante il viaggio